Eccomi. Ringraziamo ancora il direttore di Sport per S24 Stefano Grezzi. Con me mi ha raggiunto la collega Enrica Di Carlo, che le vado a dare subito la buonasera. Ricordiamo con te anche il sito per poter interagire, Enrica. Sì, buonasera, il sito Unfolding Roma. Intanto ben trovata. Grazie. Anche qui allo Stadio Olimpico. Subito una tua prima considerazione: la Lazio viene dalla vittoria di Genoa, adesso si parla a livello internazionale e Europa, una partita determinante per la squadra biancoceleste, per anche l'eventuale raggiungimento del primo posto. Sì, assolutamente una partita fondamentale, la più importante di questa prima parte di stagione almeno, e speriamo di rivedere la Lazio del primo tempo di Genova, quella vista contro la Sampdoria, che ha chiuso la partita nei primi 45 minuti. Oggi è fondamentale. L'unico risultato più importante è la vittoria. È vero che anche con il pareggio e paradossalmente con la sconfitta la Lazio sarà certa dei sedicesimi, quindi il cammino proseguirà certamente, però ecco, un conto è andare direttamente agli ottavi, non solo per il prestigio europeo, per riscattare la sconfitta dell'annata, ma soprattutto per evitare due partite a febbraio, quindi rivederci a marzo con la Coppa Europea, insomma, sarà importante. Alla Lazio si chiede continuità, quella che fino ad oggi è mancata. Sì, è vero, perché la vittoria contro la Sampdoria è venuta dopo il pareggio interno con l'Udinese, in quel modo poi che sta quasi di sconfitta per come è arrivato, non può bastare. Quindi appunto ripeto, vincere sarebbe una risposta importante anche alla continua ricerca di risultati, continuità e gioco richiesta alla Lazio di Sarri. Intanto oggi c'è la conferma anche, io continuo a ribadire, Basic in un modo, che Mattia Zoccagni in un altro, potrebbero essere proprio in prospettiva due pedine fondamentali per la Lazio di mister Sarri. Enrica. Sì, perché abbiamo visto che Basic ogni volta che è entrato, anche quando è stato utilizzato dall'inizio nelle gare europee, ha fatto veramente bene. Zoccagni, dopo invece una prima parte un po' incerta, in cui sembrava ancora chiuso nel gioco di Verona, ecco, contro la Sampdoria è stato sicuramente il migliore in campo, quindi è importante anche per lui trovare continuità, perché vuoi gli infortuni, vuoi un trasferimento arrivato all'ultimo, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio, quindi se non la trova adesso la continuità, ecco, sembra quasi sprecato, no? Invece è proprio anche per lui un'occasione importante, anche perché in questo modo può rifiatare Felipe Anderson, che invece è un po' in difficoltà. In difficoltà perché, diciamo prima con il direttore di Sport per S24, non è il Felipe Anderson di inizio stagione. Non è il Felipe Anderson di inizio stagione, ma è un po' il Felipe Anderson a cui siamo abituati, no? Che ha degli sprazzi bellissimi, cioè di qualità elevatissima, ma ha dei momenti in cui, come ha detto spesso Sarri, è come se staccasse l'interruttore. Purtroppo è già accaduto in questa stagione, è fermo al gol realizzato contro l'Inter. Però il titolo giornalista direbbe adesso mai più, considerando che è anche un tecnico che lo stima tantissimo. Sì, e l'ha ribadito più volte, quindi per carità, una sua esclusione dal primo minuto non è una bocciatura, anche perché potrebbe entrare nel secondo tempo e con i suoi strappi essere fondamentale, quindi è un momento in cui va un po' bilanciato il suo utilizzo, perché non si può rinunciare al Zoccagni visto domenica. In una partita europea così importante non credo si possa rinunciare facilmente a Pedro. Ecco, dei tre, quello che resta fuori è Felipe Anderson, ma non è una bocciatura in tronco, ecco. Anzi, dovremmo essere felici dopo tanto tempo di avere una panchina che ci permette un'alternativa di valida. Ancora fuori Luis Alberto, Enrico. Ancora fuori Luis Alberto è una cosa che mi dispiace, se lo contestualizzo nel tutta la carriera di Luis Alberto alla Lazio, ma che capisco, perché le alternative insomma stanno rendendo molto bene, quindi togliere uno di quei giocatori in mezzo al campo è difficile. D'altro canto non posso dimenticare le giocate di Luis Alberto fino a un anno fa, quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, e che quando venga chiamato a scendere in campo, che sia dal primo sia partita in corso, dia il suo contributo come faceva prima, che purtroppo è qualche settimana che lo vediamo un po' apatico, sfogliato. È un discorso anche di equilibri, ma un discorso che questa squadra effettivamente non sopporta Milinkovic e Luis Alberto, esatto, insieme. Sì, aveva indubbiamente ragione Maurizio Sarri quando lo diceva qualche mese fa. Ha ragione, è così, è difficile per il gioco di Maurizio Sarri, non è che è difficile in assoluto. Quello che richiede adesso la Lazio non
non può sbilanciarsi così tanto. Oggi la Lazio non può rischiare, la partita è più importante forse anche di quella di domenica contro il Sassuolo, quindi non possiamo perdere quell'equilibrio che stiamo raggiungendo. A chiudere, Rick, ti ringrazio, quali potrebbero essere le difficoltà della Lazio questa sera che potrebbe incontrare con questa squadra, che effettivamente è una squadra sempre da tenere con molta attenzione? Sì, è difficile segnare al Galatasaray, non ha mai subito in trasferta, anche nella gara d'andata se non fosse stato per quell'autogol di Stracoscia probabilmente sarebbe finita 0-0, quindi trovare gli spazi giusti, a mio avviso sbloccarla subito, perché basta un gol per passare agli ottavi, quindi non disperdere troppo le energie come è accaduto una settimana fa contro i friulani, ecco. Una nota negativa, che è anche desolante il pubblico, sì, Enrica, perché mi sarei aspettato, già con l'Udinese l'abbiamo denunciato questo aspetto, oggi più che mai in una partita così importante. Sì, assolutamente, è un vero peccato, perché per essere a dicembre siamo in una sorta di finale, no? Per quelli che sono gli obiettivi stagionali. È una gara, sì, di Europa League, però che ci può permettere passi importanti nel cammino europeo, è una partita da importanti risvolti internazionali. Questa Europa League ormai è quasi a livello di Champions per, esatto, le avversarie che, certo, si incontrano. E vedere un Olimpico semideserto veramente è desolante. Anche perché, mi dispiace dirlo, ma se per precedenti occasioni poteva esserci un po' la scusa del costo dei biglietti, senza voler fare conti in tasca a nessuno, per carità, però per una partita del genere, insomma, i prezzi che ha fissato la Lazio erano assolutamente in linea con... Condivido perfettamente il tuo pensiero. Io, Enrica, come sempre ti ringrazio della tua disponibilità, ti auguro un buon lavoro e una risentirci alle prossime occasioni. Grazie Enrica, grazie.